Ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Un saluto da Piero Gepardo, con me come d'abitudine Lelia Dani per il commento tecnico. Scende in campo lo spettacolo della Serie A team. Sfida tra Torino e Milan. Ci sono partite e partite, ma quella di oggi secondo me potrebbe regalarci davvero parecchie soddisfazioni. Mi aspetto un match giocato viso aperto, con gol da una parte e dall'altra. Ecco la formazione di partenza del Toro. Un 3-4-3 a trazione assolutamente anteriore, il modulo con cui scendono in campo. Le tre punte mi fanno pensare a una partita all'attacco da parte loro, Pier. Scelta interessante, vedremo poi se il campo darà loro ragione. Milan che si schiera con questi 11, li vediamo. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, 4-4-2, le linee da 4 per difesa a centrocampo e le due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Il Torino ha a disposizione il primo possesso del match. Lancio morbido verso il compagno. Intercetta bene in zona pericolosa. Il Milan vuole bissare la bella prestazione dell'ultimo match vinto contro il Sassuolo. Che gara sarà secondo te? Hanno vinto nettamente 3-0 nell'ultima partita in casa. Stanno attraversando sicuramente un buon periodo di forma, ma oggi ho l'impressione che dovranno accontentarsi del pari. Decisivo qui l'intervento del portiere che ha salvato tutto. No, ferma un attimo. Qua si è davvero superato, eh. È una sfida importante per Sané, che giocherà la sua prima partita con i nuovi compagni. Cercavano un'ala polivalente, Pier. Uno che può garantire la giusta spinta sulle fasce, creare la superiorità numerica con le sovrapposizioni, in grado dell'occorrenza di concludere a rete. Kylian Mbappé! Eccolo il gol! Apprezzare meglio qui il suo fiuto del gol, perché era al posto giusto e al momento giusto, e da quella distanza non poteva sbagliare e non ha sbagliato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Bruma. Mopi. Sanabria. Dice di no con una super parata.
Occhio al cross in mezzo. Possono colpire di rimessa. Occhio alla difesa perché è scoperta, opportunità. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Conclusione che non sorprende il portiere. Il signor Alessio Boz è pregato di recarsi con urgenza alla biglietteria dello stadio. Grazie. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Guadagna metri. Grande intervento del portiere. Riconquista il possesso di palla. Bruma. Si inserisce bene e recupera. Che sì. Mbappé. Occhio ad Haaland. Prova ad andare. Intervento comodo per il portiere. Può ricevere la posizione interessante. Intervento ruvido questo. Palla toccata in out. Si abbassa qui per ricevere il pallone. Bruma. Occhio all'avanzata. Efficace la copertura della difesa che si salva. Rafael Leão. La spinta rossonera lungo la fascia. Lottin. E c'è il gol! Due reti di vantaggio adesso, non si vogliono fermare. Conclusione da distanza ravvicinata sulla quale il portiere ovviamente non può fare nulla. Era più facile metterla che sbagliarla, da lì. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Capisce tutto, intercetta il passaggio. Rafael Leão. Mbappé. Palla buona per Mbappé. Incredibile questa parata. Sceglie il tocco corto. Sané! Grande parata questa. E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo. Mbappé si sta dimostrando anche oggi fra i migliori del calcio mondiale. Buona fin qui la sua prova. Fin dal primo minuto ha tenuto sotto pressione la difesa avversaria. E quando crei così tante occasioni, prima o poi la palla entra. E per lui anche più di una volta. Inizia la ripresa, primi 45 che si sono chiusi col Milan avanti. La gioca profonda. Palla persa. Eder Militao. Il tocco per De Jong.
Una delle trattative più importanti dei giorni scorsi si è dunque conclusa. Koulibaly andrà a giocare nel Liverpool. Il suo arrivo è stato accolto favorevolmente. È in area per attenzione. Ottimo intervento del portiere. Crossa nel mezzo, la spazza via, prova dalla distanza e c'è il gol. Conclusione incredibile, ma da dove ha tirato? Un gol incredibile che merita di essere rivisto. In pochi credo si aspettassero che calciasse da quella distanza. Io per primo, eh. Ora conducono per 3-0. A metri per avanzare. Contrasto deciso. Palla fuori. Sarà rimessa. Occhio al cross. Occhio a piazza. Grande potenza, ma il portiere c'è. Il Milan vuole il dominio del gioco, come confermano i dati sul possesso. Stanno letteralmente dominando il gioco. Fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Seguiamo l'azione, guarda. Super intervento del portiere. E ha salvato porta e risultato. C'è il cambio, la sostituzione nel Milan. Opta per la soluzione ravvicinata. Occhio al taglio di Mbappé. E c'è il palo! Si rinnova l'appuntamento con la Serie A, questo match della prossima giornata. Gara che vedrà impegnate Torino e Napoli. Pier, è una di quelle partite che non mi perderei per niente al mondo. Non sto più nella pelle. C'è il possesso per il Milan dopo il vantaggio. De Jong non affonda, preferisce aspettare e poi colpire. Grande parata, super portiere. Palla toccata corta. Si accentra Mbappé. C'è il gol ed è il terzo oggi. Completa un fantastico hat-trick. E con questo sono tre, Pier. Tripla. E sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra. Si merita questo replay. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. Pret. Bremer. Sanabria. C'è la respinta qui.
occhio al tiro della bandierina. Brutto rinvio, attenzione, c'è ancora la possibilità. Pallonetto, vediamo se c'è il cartellino. Azione punita con il cartellino giallo. L'arbitro ha semplicemente applicato il regolamento. Ha rischiato l'intervento in scivolata ed è andata male, qui il fallo c'è tutto. C'è un cambio. Suggerimento impreciso che si perde oltre la linea laterale. Pret. Brenner. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Lottin. Efficace la pressione della difesa, recupero del pallone. L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al Milan. Arbitro che in un primo momento sembrava voler mettere mano al cartellino, invece ha preferito lasciar correre. Non se l'è sentita probabilmente di punire questo intervento, ma il prossimo sarà giallo. Pallone in possesso del portiere. Mbappé. Palla in rete e adesso sta diventando veramente imbarazzante la distanza. Non ci ha fatto un figurone qui il difensore, si è lasciato saltare troppo facilmente. È stato un gioco da ragazzi poi battere il portiere. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Davvero incontenibili. Continuano a cercare il gol e a trovarlo. Buon recupero del pallone. Possono ripartire. Può andare. Attenzione a Haaland. Parata straordinaria. Come un gol. Sceglie subito il compagno. Fine dell'incontro, si chiude con successo per la formazione ospite con tre punti pesanti. Un successo strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Una partita, una prestazione da annali del calcio. Ha trainato la squadra verso la vittoria grazie a una goleada che ha dell'incredibile, imprimendo il proprio nome a caratteri cubitali sia sul match ma anche nella memoria dei tifosi.